Io sono Piero Gelli e sono qui per parlare con Alberto Arvasino del suo ultimo libro, Ritratti italiani, da Agnelli a Federico Zeri, passando per Luciano Anceschi, Barilli, Bassani, Berio, Pietrino Bianchi, Carlo Bo, Calvino, Pasolini, Manganelli, Flaiano, Parise, e cito soltanto i migliori, quelli che per me sono i ritratti suoi migliori, che poi ritratti non sono in realtà. Ritratti, se per ritratti si intende, non so, i ritratti di uomini illustri alla Giovio. In realtà Alberto Arvasino non ha mai voluto fare ritratti. La bella pagina, il tutto tondo del personaggio in questione, ad Arvasino interessa solo gli aspetti con cui lui entra in frizione, in collisione, in rapporto. Un rapporto che a volte può essere anche di consenso solidale, come vedremo per esempio con Flaiano, ma a volte anche un'amicizia, quindi, ma a volte anche un rapporto e un'amicizia scorbutica, di opposizioni, opposizioni ideologica, situazione teorica, poetica. Ciò non toglie però che rimanga l'amicizia, perlomeno quella conviviale, così come succede a Roma e anche altrove. Del resto Arvasino, in tutti i suoi libri, in tanti libri che ha scritto, non ha mai nascosto quello che spiaceva all'autore di cui parlava. Non ha mai nascosto i dati negativi, anzi li ha messi in evidenza e talvolta anche e spesso in ridicolo. Ci sono pagine qui, per esempio, durissime su personaggi per noi mitici come Visconti e Fellini. Durissime perché colti nel loro aspetto peggiori, cioè nel loro aspetto cannibalico, di persone pronte a tutte a cannibalizzare le persone con cui avevano a che fare, i cosiddetti dipendenti sul momento. Flaiano ne sa qualcosa nei riguardi, naturalmente, per esempio, di Fellini. Sì. Flaiano non ha mai avuto nessun riconoscimento, eppure quanto di Flaiano c'è nel primo Fellini. Io credo di aver letto tutti i libri di Alberto Arvasino dal 1959, da quando per la prima volta qualcuno mi fece leggere Anonimo Lombardo, e poi sono venuti tutti gli altri. E lo ripeto più volte, e lui lo sa, e tutte le volte io ho sempre molto riso. Riso perché naturalmente c'era da ridere. E poi, oltre che ridere, mi sono sentito molto intelligente. Perché questa è la capacità di Alberto Arvasino, quello di far sentire gli altri intelligenti o stolidi, per la congerie di riferimenti, i più falotici, i più estremi, che mette in campo, costringendo naturalmente a far correre le cellule della tua intelligenza, insomma. Soprattutto dimostrando, tirandole fuori da un pozzo profondo di cultura incredibile, dove si capisce che sono esistiti, esistono, anni di letture, di cose viste, di cose anche rimeditate. Quest'ultimo libro parte con il solito understatement arvasiniano, cioè con il primo ritratto è Agnelli, e di Agnelli mette in evidenza quello che è la ricetta stilistica dell'avvocato. Sì. Maneggiare gravemente i fatti, i temi leggeri, e leggermente quelli più gravi. Le varianti sono infinite, a ricordare naturalmente Giordano Bruno e tutti gli altri. Ma è tipica, perché io credo che questa forma, naturalmente, di understatement, questa citazione stilistica
attribuita al personaggio in questione, in realtà spetti di buon grado anche ad Alberto. E vediamo questo libro. Questo libro, in cui vengono presi in considerazione 93 autori, per non contare quelli che non sono in capitolo ma che sono comunque citati dentro, sì. E sono tanti, che sono moltissimi e molto di più, ha un aspetto che è l'aspetto basilare di Alberto Albasino, cioè corre come su due binari. C'è l'Alberto con tutte le caratteristiche sue, la capacità di cortocircuitare ogni fenomeno culturale e di analizzarlo, a volte a innalzarlo, a volte in abissarlo anche fino al ridicolo, fino allo sberletto. Ma anche rimescolarli. Certo, i temi e le varie arti, sì. Ma accanto a questo lato, che era molto evidente nei libri precedenti, ce n'è un altro che è venuto fuori ora, per cui anche alcuni capitoli rivisti con gli occhi del presente, c'è un altro aspetto che corre parallelo, è quello di una certa consapevolezza di qualcosa che viene meno, di qualcosa che viene perduto per sempre, il rimpianto per quello che non c'è più e che invece una volta c'era, anche se poi quello che c'era non piaceva, ma ne riparleremo dopo. Vorrei lasciare la parola adesso a Alberto. Grazie. Ma io vorrei semplicemente ricordare che c'è un rimescolio fra le diverse arti, oltre che con la letteratura, ovviamente, in primo luogo. Ma in questa mescolanza di storie culturali complicate o magari anche semplici in fondo, ci sono delle continue mescolanze, trasformazioni e e lì si può aggiungere il vocabolo che si vuole, così per quello che riguarda le diverse arti, la cultura e la letteratura. La letteratura che poi che diventa stilistica, perché quello che è importante è non solo scrivere, ma riscrivere, rivedere, correggere e via di questo passo. Cioè la cosa essenziale è riscrivere e correggere, in modo magari che possa sembrare una frase buttata là, ma però insomma c'è dietro un certo lavorio, diciamo così. Ma sempre tornando su questi capitoli, a volte si ha l'impressione che tu voglia in qualche modo salvare anche il non salvabile, grazie alla memoria in fondo, grazie a quello che è stato comunque il tuo passato con questa persona. Io ho sempre pensato che, per esempio, mentre sapevo benissimo che la tua congenialità con personaggi come Longhi, Manganelli o Flaiano, anzi, se voi leggete il capitolo di Flaiano, è molto interessante, perché l'adesione con Flaiano, la stima, l'amore che Albasino ha per Flaiano è tale che alla fine il discorso diventa uguale, diventa identico, non c'è un dialogo. Non ci sono più le virgolette che indicano che chi parla. No, no, non c'è un dialogo, infatti si parla con Flaiano e come Flaiano con i suoi termini, e lì si può vedere, si può sentire che si sta parlando con Flaiano, ma aderendo completamente
a quello che Flaiano va dicendo in quel momento. Quindi in realtà si parla dello stesso tema. Contrariamente invece quando tu parli con Pasolini. No, con Pasolini ci sono delle storie anche abbastanza ridicole, perché con Pasolini ci sono delle polemiche continue. Lui, anche poi facendomi un ritratto dove io sarei il ritrattato, mentre invece ci sono gli zigomi tipici di Pierpaolo Pasolini. Allora, in questo disegno, in questo ritratto che mi fece una volta, ci sono io che sto per fare delle domande tipiche dell'industria culturale, come dice Pasolini e come scrive, e lui invece che si atteggia a come nobilmente rispondere. Quel suo nobilmente rispondere in fondo è abbastanza rivelatore, perché lui vuole sempre nobilmente rispondere, ribattere, controbattere. E poi, ahimè, c'è l'ultimo episodio che riguarda Petrolio, dove non sembra che ci sia molto da salvare, ahimè. Forse il Pratone, forse la parte centrale, quella che ha veramente scritto lui. Sì. Ecco, un altro personaggio con cui ha avuto dei rapporti continui e anche sempre molto corretti, Calvino. Calvino è visto in due tempi. C'è una conversazione, contrariamente a Flaiano, qui c'è una conversazione di fatto, anche segnata attraverso segnata con le iniziali A e C, e C perché, poi c'è il Calvino dopo morto, e quindi c'è le Six Memos, forse Next Millennium. Su queste Six Lexon, forse Next Millennium, che sono leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, manca l'ultimo, che doveva essere consistency, e che non si sa bene cosa fosse, Calvino poi nelle sue appunti dice, lo trascrivo, la letteratura rimane viva solo se ci poniamo obiettivi smisurati, al di là di ogni speranza o di conseguimento. Allora Alberto Albasino con molta impertinenza dice: sono aspirazioni forti queste qui, altro che leggerezza. Più D'Annunziano, più Memento odere semper, che è quindi quella leggerezza di Albasino così decantata. Ma invece la cosiddetta leggerezza calviniana, che viene di solito molto esaltata e lodata, ma in realtà è una leggerezza molto pesante, è una leggerezza greve quella di Calvino, perché è una leggerezza che si pone temi smisurati. Ma com'è possibile? Porsi temi smisurati con leggerezza, en passant, ma insomma non si va tanto d'accordo, e si rimpiange che non siano tuttora qui come si sperava gli amici ormai defunti, per poterne chiacchierare a lungo, magari con del vino caldo davanti a un cammino acceso così, e finalmente litigare, perché invece, ahimè, non si litiga più. Non molti lo sanno, ma nel 1960 circa Albasino ha scritto un piccolo libro, Feltrinelli, si chiamava Le due orfanelle.
Lui aveva recuperato tutto, ma questo libro non l'aveva mai recuperato, non lo so perché. Le due orfanelle erano Venezia e Firenze. Su Firenze diceva delle cose abominevoli. Anche su Venezia, siamo a Firenze. Sì. Allora io vorrei leggere invece, per dire come le cose sono cambiate rispetto a quegli anni lì, un breve passo in cui Alberto parla di Tosi. Parla di questo grande personaggio che pochi conoscono, ma chi ama il cinema conosce bene, Pietro Tosi. E Pierino Tosi, Pierino Tosi, che era Pierino Tosi lo scenografo e il scenografo costumista di Visconti, di Zeffirelli e di quant'altro. Tutti, insomma, per il cinema e per il teatro. E parlando di Pierino Tosi, che era un toscano verace, ha queste riflessioni. Questa Firenze, nascosta e tirchia dall'aspetto così palazzeschiano e demodé, respira in realtà dalla nascita la grande cultura e la grande pittura, anche se convive con Palazzo Pitti e col Maggio Fiorentino, senza mai apparentemente vederli, che è molto vero. Ma i suoi strati intellettuali e le sue risorse vitali rimangono sorprendenti sotto questa superficie dimessa, casalinga, polverosa, da Marcheo Pius. Sembra passata direttamente dall'alto e duro 200 di Giotto e Dante giovani allo stupido e naturalistico e sentimentale 800 dei più noiosi imitatori provinciali dei fratelli Goncourt, conservando intatto ai due capi del Ponte Vecchio l'animo municipale insieme al colore locale. Un temperamento ferocemente individualistico fino all'insolenza, un carattere spontaneamente antiaristocratico ed elegantissimo. Insomma, sempre il genio fiorentino specifico che riceve tratti complementari dalla periferia, il misticismo di Pisa, il romanticismo di Siena, la durezza di Pietro, della Pietra d'Arno, però mantiene la mano come ponte fra la mente e la materia, che trovo molto bello. Ma sarà bello anche, ma non so se è giusto rispetto a Palazzeschi, perché siccome Palazzeschi aveva la civetteria delle stradine di qua e di là d'Arno, e aveva la civetteria delle vecchiette, delle zitelle, ben sapendo che si trattava di vecchiette, di zitelle, così. Allora, i racconti di Palazzeschi facevano la gloria di quella Firenze minore, minima, lontanissima dai fasti del 200, perché le vecchiette di Palazzeschi abitavano in stradine tipo quelle dove Pasolini. sì, ma no, ma non solo di Pasolini, No, ma Pratolini. di Pratolini, Pratolì, via dei magazzini, insomma, quella zona lì. vabbè, via dei magazzini, adesso c'è un magnifico ristorante Frescobaldi, via dei magazzini, per cui via dei magazzini Pratolini non la riconoscerebbe certamente più. No, ma però andando a guardare delle stradine laterali di vecchiette palazzeschiane, così, per esempio quella vietta dove rimane tuttora la trattoria del Troia, detto in sostanza. Lì Via sono delle le Porcellane. sì, ma sono quelle viette, quelle viuzze molto palazzeschiane e che Palazzeschi usava molto per i suoi racconti di vecchiette, di zitelle e di strilli per la strada, perché poi c'erano gli strilli nel vicolo e morivano lì, finivano lì.
Senti, quando uno dei ritratti tuoi più appassionati è quello di Pietrino Bianchi, che è una persona, personaggio importantissimo allora, era un critico cinematografico, redattore capo di un'illustre rivista che si chiamava Illustrazione Italiana. Sì. Insomma, era un personaggio, soprattutto per Milano, fondamentale per tutti coloro che cercavano di farsi strada nel mondo del giornalismo. Parlando di questo personaggio, tu dici a un certo momento: quell'epoca non mi piaceva, eppure provo nostalgia per quegli spessori culturali. Cioè, tu eri consapevole di vivere un'Italia che, rispetto naturalmente a ciò che avveniva all'estero e che tu conoscevi bene perché eri uno che frequentavi l'estero, l'Italia era rimasta ferma a un verismo di tipo marxista, a un pirandellismo di maniera. Sì. E quindi questo tu contestavi, questo a te non piaceva. E tant'è vero, poi aderisti al gruppo 63 e fosti tra quelli, anche se con più discrezione, che impietosamente fucilarono, anche se tu non lo vedi, il povero Pratolini, Bassani e Cazzola. Pratolini tra l'altro non si rimise più da quell'accusa del gruppo 63. Comunque, poi dice una cosa: in ogni caso, ed è questo che è interessante, anche se quell'epoca non mi piaceva, io avevo qualcuno con cui controbattere, con cui combattere, con cui discutere, quindi meglio di oggi. Ma allora, intanto, guardando di anno in anno, negli anni 50, nei primi anni 60, i titoli dei libri che uscivano erano titoli che oggi sarebbero strabilianti addirittura, perché un mese dopo l'altro uscivano dei libri fondamentali e che non venivano al momento riconosciuti come fondamentali, appunto, ma erano così considerati letteratura di non dico di consumo, ma comunque di letteratura abbastanza facile, abbastanza così, che per esempio stavano uscendo i libri di Elsa Morante o di Gadda, oltre che fra l'altro quel bel libro di Bassani che è le storie ferrarese. E lì ci sarebbe molto, molto da dire, ma qui è meglio fermarsi. No, ma per esempio di certi personaggi, di Elsa Morante, vorrei sapere qual è il tuo pensiero vero? Non la donna che conosciamo e sappiamo chi era, la scrittrice. Ma è fior di scrittrice ottocentesca e infatti Menzogna e Sortileggio è un romanzo di allure, di andamenti ottocenteschi. Così. Araceli? E Araceli anche abbastanza. Quindi, ma io preferisco ricordarmi quando Gadda la mattina dopo telefonava e dicendo: l'Elsina ha strillato molto anche ieri sera, meno male che non sono venuto, e perché l'Elsina arrivava agitando Paese Sera, che era il solo giornale che forse leggeva, e diceva: bisogna fare qualche cosa, e strillava: bisogna fare qualche cosa. E il consorte Moravia le diceva: ma che, a proposito di cosa? Ma per i gatti di Piazza Navona, oppure per la bomba atomica? Insomma, c'erano dei temi molto diversi come gravità universale, per cui Gadda la mattina si informava: ha strillato molto l'Elsina anche ieri sera, meno male. Senti, ma il tuo rapporto con Parise? In che senso? No.
Ah, ma sul piazzale della... Parisi è un personaggio abbastanza, a mio avviso, ambiguo. No, ma non era... Dal punto di vista letterario, no? No. Parte no. Dal ragazzo delle comete fino a Frate Bello, fino ad arrivare poi dopo al grande personaggio giornalistico del Vietnam. Ma, allora... E sillabari, per esempio. Sì, ma però, a parte i sillabari, quello che si può ricordare adesso è che Parise abitava non lontano da Gadda, sul piazzale della Camelluccia, e Gadda vedeva con... Gadda andava dal barbiere perché non era capace di farsi la barba da solo, ma quello anche Mimì Piovene diceva: io sono la barbiera del Laterano, perché essendo Mimì Pavia internata come ebrea in Laterano, aveva imparato in un momento a fare la barba a tutti questi vecchietti che non erano in grado di farsela, e Gadda era uno di questi che non si facevano la barba. E allora andava dal barbiere la mattina, abbastanza presto, e vedeva con preoccupazione crescente Parise, che abitava lì vicino a lui, e che andava alla posta per spedire dei cazzi, perché Goffredo spiegava, dice che adesso col formato nuovo, non so, dell'Europeo, di un'altra rivista così, si fanno dei cazzi così e si mandano poi a Maria Bellonci, Alba de Cespedes, a varie madame della patria cultura. E Gadda, mentre non era contrario a questi invii, si preoccupava perché c'era il bollo dell'ufficio della Camelluccia, tutti sapevano che lui abitava la Camelluccia, e allora si preoccupava dicendo: se la signora Bellonci riceve uno di questi cazzi, così penserà mica che gliel'ho mandato io, e si preoccupava di queste stupidaggini oggi che ci fanno sorridere anche. Senti Alberto, era un po' anche l'epoca in cui gli intellettuali avevano molto peso rispetto ad oggi, no? Ah sì. Io ricordo, non so, che no, il telegiornale in cui qualsiasi evento veniva commentato da Moravia, che era una presenza quasi ossessiva, no? Sì, ma... Eppure era simpatico, ma lui era presente ovunque. Ma lui aveva la mania del presenzialismo sistematico ovunque, quindi, e aveva questa abitudine presenzialistica di essere dappertutto, ma anche perché, per esempio, insieme o con o senza Dacia, stava alla libreria Feltrinelli e veniva a tutti i vari dibattiti, ed è stato fotografato un'infinità di volte alla libreria Feltrinelli della Via del Babuino, dove che adesso purtroppo non c'è più, che è una gravissima mancanza, assenza gravissima, perché era una libreria piena di dibattiti a cui appunto Moravia partecipava molto volentieri, perché a un certo punto, anche se non era richiesto di dire la sua, lui non resisteva e andava, strappava il microfono dalle mani di qualcuno e diceva la sua. Ma c'era come una specie di società culturale, in qualche modo, come un circolo chiuso, di cui Moravia e Lessa Morante e altri facevano parte, ed altri erano esclusi. È un po' il discorso di Antonio Delfini, no? Che arriva da Modena. Da Modena e non riesce mai a entrare, in qualche modo.
No, perché Delfini diceva, uscendo in Via della Croce dalla rivista diretta da G.B. Vicari davanti a Cesaretto, diceva: e allora dove si va, dove si finisce la serata? E se gli si obiettava: ma niente, da nessuna parte, si va via Veneto, via Veneto, così. Mentre invece via Veneto c'erano i suoi amici o nemici, che erano Mario Pannunzio, Patria De Feo e giustamente Flaiano, oltre a Franca Valeri, Nora Ricci e alle varie dame, così, erano fior di letterati, ma però non erano nelle grazie di Delfini, perché Delfini in anni lontanissimi aveva chiesto a Pannunzio e a altri così di fare una rivista, e loro gli avevano detto: sì, se la paghi tu, ma però a patto che tu non ci scriva. Ovviamente Delfini non c'è stato, non gli ha dato i soldi, ma perché si parlava di Delfini ricchissimo e poi invece finì malamente. No, però fu pubblicato a postumo, mi sembra, da Garzanti. No? Sì. E quindi in qualche modo ebbe una rivalsa, ma per quel periodo non riuscì mai a entrare dentro la comunità culturale romana. No, ma la comunità, chiamala come vuoi, no? La comunità culturale romana in realtà non era chiusa, perché bastava andare qualche sera in Piazza del Popolo sotto la galleria di Piazza del Popolo e allora quella di Plinio De Martis e lì bastava stare qualche sera da Canova così, e quindi si entrava in quel giro, in quel circolo di cosiddetti intellettuali. Era anche abbastanza semplice, dopo tutto. Sì, però il fatto che allora gli intellettuali non si definivano così, si diceva i letterati, ma non si diceva gli intellettuali, si diceva i letterati piuttosto. E allora avevano certamente più audience e più potere in un certo senso, perché i letterati, come di nuovo Moravia citiamo, avevano una certa presenza e un certo potere. Oggi, come oggi, invece, quando sono tutti quanti amalgamati, omologati, come diceva Pasolini, diceva omologati, io dicevo omogeneizzati, ma però insomma siamo lì. E allora, se si fa un paragone fra la classifica dei bestseller, che sono delle classifiche tutte uguali di bestseller, tutti uguali fra di loro ovviamente, perché se no non sarebbero bestseller, e invece si guardano le pagine sul cibo, sugli alimenti, sulle ricette, così, lì è tutto uno sfarfalleggiare sui vini, sulle marche, sui vini pregiati, i vini preziosi. Non c'è nessuno che dice: La mia solita bottiglia e basta, no? Neanche per sogno, ci sono le ricette degli chef. Mentre invece per gli omogeneizzati, e quindi sono i bestseller, così, sono come quelli che dicono: ma a me basta il solito, la bibita, la solita bibita. La solita bibita, e 500.000 ordinano la solita bibita. Senti Alberto, tu sei sempre stato
come letterato e come critico letterario, uno che in qualche modo ha seguito una sua linea con cui si poteva andare anche d'accordo, perché tutto sommato poi dopo si riallacciava a qualcosa che piano piano anche in Italia si sa. Ma c'era, fuori. Avevamo un fiore di tradizione . e allora no, bastava, non solo quella lombarda, ma bastava riallacciarsi a una certa tradizione. Ecco, per esempio, non si è parlato finora di D'Annunzio, allora siccome invece si trattava di spiegare D'Annunzio a dei lettori stranieri, americani, di un certo livello, allora l'esteta estenuato, venivano rievocate le varie incarnazioni di D'Annunzio, perché proprio era nel momento più basso e più privo di interesse del nostro secondo Ottocento e fine Novecento. E quindi in realtà il povero immaginifico aveva dei suoi meriti. Beh, ma il tuo autore preferito lo odiava a morte, forse per ragioni estranee alla letteratura. No. Il mio autore preferito non so se è Gad, allora. Sì, certo. Ma lo odiava, ma fino a un certo punto, no? Non lo so. Fino a un certo punto, sì. Fino a che punto lo odiasse, perché Gad era un caso assolutamente a sé. Non voleva nipotini, infatti si è abbastanza arrabbiato per via della storia dei nipotini, perché lui non era, come è stato ritenuto a lungo, un autore dialettale come Pasolini dei Ragazzi di Vita o come Testori a Milano, così. Neanche per sogno, perché ogni frase di Gadda rimescola, monta e combina termini alti, termini bassi, termini tecnici e termini più volgari. In questa mescolanza di alto, di basso, di tecnico, di volgare, così, è questa la grande trovata di Gadda. Non parla, infatti. Se la prende con Contini quando cita alpinisti ciabattoni giustamente se la prende. Non si sentiva un lombardo, insomma, in quel senso lì. No, assolutamente. Alpinisti ciabattoni. Però torno a dire, con D'Annunzio aveva un rapporto perlomeno ambiguo, perché il personaggio lo detestava, indubbiamente, basta leggere Caporetto e tutta la Grande Guerra. Poi se leggi però bene alcune sue prose, anche alcuni suoi capolavori, per esempio, anche citando i due grandi testi gaddiani, Il pasticciaccio e La cognizione. Il pasticciaccio no, ma La cognizione e il dolore è piena di d'annunzianesimi, secondo me. No. Saranno d'annunzianesimi involontari, ma certo non sono calcolati come d'annunzianesimi. Come se fossero sfuggiti. Saranno più o meno volontari, ma molto sfuggiti, molto senti, sfuggiti. Invece, quando tu parli di teatro, lì davvero non hai pietà. Cioè, tu che hai viaggiato all'estero e che hai visto tanti spettacoli a Londra, e a New York e dovunque, poi torni e trovavi alcune cose anche di Visconti molto... C'è un elenco di robaccia di Visconti, era robaccia. Però se si pensa che nello stesso momento Morelli Stoppa, che erano poi la compagnia di giro di Visconti,
si pensa che c'erano la Dani, la Pagnani, la Maltagliati, Sara Ferrati, così. Erano fior di compagnie e fior di personaggi che non esistono più, perché per esempio Laura Adane, e qui vorrei ricordare perché, siccome fece, e di solito si sa poco, fece al Teatro della Cometa Laura Adane, o papà, povero papà, la mamma t'ha chiuso nell'armadio e io mi sento solo. E allora il regista, che era Mario Missiroli, ha chiesto al nostro amico Giovanni Urbani a chi si poteva domandare una scene, costumi, così. E allora Giovanni Urbani ha suggerito, e adesso mi sfugge il nome, però è un è Gastone Novelli. Gastone Novelli non aveva mai fatto, e poi non ha mai più fatto, delle scene, costumi per degli spettacoli, e invece se la cavò benissimo. E io mi ricordo, fra l'altro, che siccome c'era la Dani e la sua vecchia amica, che era Valeria Litta, ma che di tanti anni prima, che la salutava e le prendeva commiato. La Dani a Valeria, che poi fra l'altro la Dani era duchessa Visconti, era così, mentre l'altra era marchesa Litta, così. Allora le disse brutalmente: Valeria, non fare la stronza, andare a mangiare una minestrina tutta da sola a casa, vieni con noi. E Valeria Litta disse: va bene, ci vengo. Questo era il tono di queste madame del palcoscenico. Ma tu, che sei stato impietoso anche con Visconti, per esempio, e con Visconti faceva tante porcherie, ha fatto tanta roba brutta Visconti. Sì, ma io volevo ricordare che tu sei stato anche, oltre che scrittore, anche un regista teatrale. Vabbè, ma quello è successo una volta, perché sono stato anche regista cinematografico, teatrale, sì, e di opera. Però siccome l'opera La Carmen, mi sono accorto abbastanza presto che in tutte queste imprese di equipe bisogna in realtà essere innamorati dell'equipe, e uno lavora molto meglio da solo, in realtà lavora meglio da solo, e così, perché per esempio Visconti o gli altri così abbracciavano le loro maestranze, così gli facevano dei regalini. Non avevo nessuna voglia di abbracciare delle maestranze o fare dei regalini, e quindi la cosa finita presto. Anche perché tu avevi Giosetta Fioroni a Bologna per La Carmen c'è stata una rivolta del pubblico, perché era un anno prima del fatale 68, dopodiché ci sarebbe successo di tutto, ma avendo avuto dal sovrintendente Badini, che l'incarico alla Scala, di svecchiare il pubblico, per svecchiare il pubblico, dato che non me ne importava granché, io ho
chiesto a Vittorio Gregotti di fare le scene e a Giuseppe Fioroni di fare i costumi. C'erano delle scene e dei costumi meravigliosi e il pubblico ha talmente tumultuato. Beh, anche perché, scusami, Don José era uomo mascherato. No, sì. Aveva, no, aveva, Don José aveva. Era un uomo mascherato. Aveva la maglietta, ma non era mascherato, che sennò non poteva cantare. No, era la mascherina. E cioè, e Micaela arrivava con l'impermeabilino. Aveva intanto Micaela delle scarpe comode, perché per andare in montagna dove non arriva neanche la polizia di frontiera ci vogliono delle scarpe da montagna. E poi aveva un impermeabilino, perché di più non era in grado. Sì, comunque al pubblico non piacque. Perché a un certo punto fu sospesa addirittura l'opera, perché siccome avevamo, per risparmiare, preso per gli armigeri di Carmen delle parrucche che erano lì per il teatro, che vanno bene per tutte le cose, lì c'è stata una rivolta del pubblico, è stato fuori i capelloni. Ma come fuori i capelloni? Perché c'erano invece delle parrucche tradizionali che avevano visto e applaudito decine di volte, quindi fuori i capelloni. C'era la mania del 67, il 67. Un'ultima domanda, Alberto, poi chiediamo al pubblico. Qui ci sono 93 ritratti e noi abbiamo detto che sono molti di più, perché dentro ognuno di questi ritratti poi ce ne sono altri. C'è una trafila di altri personaggi, però è tutto un mondo scomparso che appartiene, diciamo, grosso modo al secondo Novecento, e volutamente tu non accenni mai a personalità che sono ancora oggi, che sono oggi invece nel Strettagone, per esempio, no? L'unico personaggio più vicino è Tondelli, che poi è morto, ma non parli di nessuno dei contemporanei. Dei contemporanei voglio dire delle persone che oggi hanno 40 anni e che sono scrittori, non dico in emergenza, ma già emersi, tipo, non so, potrei dire Scurati o altri, insomma. Ma io avrei bisogno di leggerli. Siccome non leggo, perché ogni lettura, anche per i vari temi letterari, è un lavoro e il lavoro deve essere pagato, e quindi se non pagano il lavoro della lettura, per me è soltanto un lavoro. Va bene. E quindi buonanotte. Qualche domanda del pubblico? Ma leggo un'infinità di cataloghi d'arte, come per esempio, dato che siamo qui, quello del Rosso Fiorentino e di Pontormo, e quindi leggo le schede dei cataloghi. Ahimè, rimpiango che le schede dei cataloghi diventano sempre più ampie, più voluminose, più minuziose, e quindi anche è una fatica anche quella di tenersi aggiornati con le mostre e con i cataloghi. Altre domande? Il momento topico? No. No. Bene, allora. Allora finiamo. Finiamo, chiudiamo. Ringraziamo e salutiamo. Arrivederci. Grazie.